Buonasera a tutti, sono un professionista di Genova, portabandiera di un eco mediatico su stampa e televisione che 2 anni e mezzo fa mi attribuì il merito di essere il primo italiano a vedere riconosciuto il proprio biotestamento. Riconoscimento soltanto mediatico, naturalmente. Cos'era accaduto? In vista di una rischiosa operazione avevo chiesto al Comitato Etico dell'Ospedale San Martino di Genova di inserire nel consenso informato una clausola, una postilla, una clausola di dissenso a trattamenti medici non graditi. Ottenuta l'autorizzazione, il consenso informato si è esteso in una sorta di testamento biologico, cioè il rifiuto a diventare eventualmente un cadavere vivente. La tecnologia medica oggi medicalizza la morte oltre che la vita e da utenti ci sta trasformando in usati. Oggi la morte naturale non esiste più, i poveri ragazzi del sabato sera o l'operaio edile che cade dal 7° piano non è morte naturale, è morte sul colpo. In rianimazione, per chi ha subito danni cerebrali tremendi, si protrae soltanto una vita organica ridotta più a quantità che a qualità. Ora, di biotestamento, il testamento biologico, se ne parla da anni. Vi è una letteratura di eminenti personaggi, scienziati e non solo, veronesi per farne una sola citazione. Poi, all'improvviso, all'opinione del pubblico si affaccia il caso Welby, il caso Nuvoli, quello di Paolo Ravasin malato di SLA e tanti altri, e poi quello ultimo di Eluana Englaro. La gente comincia ad apprezzare, come è stato già detto, l'articolo 32 della Costituzione che parla appunto di rinuncia volontaria alle cure. Non soltanto si prolungono inutilmente la propria agonia, ma perché, come recita lo stesso articolo 32, nessuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario. Da questo discende la pratica del consenso informato, per cui se viene proposto un trattamento io lo posso rifiutare. Se mi dicono di fare una laringoscopia o una gastroscopia, io posso rifiutare che mi mettono un sondino nella bocca che raggiunga lo stomaco. E non me lo mettono sicuramente. Nella legislatura passata c'erano ben 11 disegni di legge sul biotestamento, in attesa di discussione alla Camera, discussione che non è mai avvenuta tranne nelle commissioni. C'è da chiedersi perché. Bene, il perché, guarda caso, dipende dalla Chiesa. La Chiesa si esprimeva allora con le parole del Monsignor Bettori, che diceva: sul tema della vita, meno si legifera, meglio è. Una legge sul testamento biologico non serve. Questo nella legislazione passata. Invece, con l'attuale legislatura, cambio di rotta. Il neosegretario della CEI, Bagnasco, parla di nuova riflessione per varare una legge sul fine vita e quindi sì a una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, ma sempre Monsignor Bettori dice va tolta l'autodeterminazione del paziente. La Chiesa in effetti si intromette in maniera astratta e dottrinaria sulla vita ignorando i progressi della medicina. L'unica medicina a cui crede la Chiesa è fondata sul miracolo. La Chiesa, non potendo più basarsi soltanto sulle minacce ultraterrene, ha bisogno del potere temporale e non avendolo più lo delega al sistema parlamentare, realizzando una vera interferenza sull'ordinamento laico della Repubblica. Potere temporale della Chiesa? Certamente, per secoli e secoli la Chiesa ha avuto un suo Stato, un suo esercito, tribunali, e se non fosse stato per i bersaglieri di Porta Pia l'avrebbe ancora, di sicuro, ancora oggi. Come continua ad avere nel mondo nunzi e nunziature, cioè ambasciate e ambasciatori. Di Porta Pia ricorre proprio domani l'anniversario e io voglio sperare che non si ripeta quanto è avvenuto l'anno scorso, quando il Comune di Roma ha reso omaggio, singolarmente, ai caduti papalini della breccia di Porta Pia. Furono ricordati i soldati papalini e non i bersaglieri. Purtroppo bisogna prendere atto che la breccia di Porta Pia oggi si era aperta. Sì, ma all'incontrario. In effetti,
L'Italia, come qualcuno ha detto, è una provincia papallina. Io la chiamo Vaticalia più che Italia. E come dice appunto Miriam Mafai, l'Italia è un paese a laicità limitata. Laicità non è essere contro i credenti, ma a favore dei cittadini. La laicità riporta sul principio di libertà che spetta a ciascuno di noi, come cittadino, credente o no. Se ci sono cattolici che vivono la loro fede, ma che desiderano vivere in maniera laica le loro scelte, ma perché mai anche chi non ha fede o appartiene a fedi diverse deve subire leggi dello Stato alienate alla sovranità del legislatore grazie all'invadenza delle gerarchie cattoliche per attuare la politica in nome di Dio o in nome di principi non negoziabili? Principi non negoziabili, è una contraddizione. La morale non ha confini fissi, è un orizzonte. E come tutti quanti gli orizzonti, se si sposta, si spostano man mano che l'umanità progredisce, che va avanti, divenendo più matura, divenendo più consapevole, più adulta. Ed esplorando con la scienza le frontiere dell'ignoto, sottraendole al mistero. In effetti, per esempio, Ratzinger, l'attuale Papa, ha detto: la vita umana è sacra dal suo concepimento al suo esito naturale ed è vietato all'uomo interrompere questo percorso. Ma la morte naturale, chiedo a voi, esiste ancora? La scienza ha trasformato il modo di morire. Per Welby, la morte naturale, la morte, cioè, sarebbe avvenuta molto prima se non c'era il ventilatore artificiale. Non è la natura, ma l'artificio tecnologico a permettere la sopravvivenza. Insistere ancora su una metafisica che considera la vita non disponibile, ecco questo concetto della vita non disponibile che dipende da qualcheduno diverso da noi. Ma è un concetto puramente di morale etica e non di morale laica, certamente. Ora, quello che vorrei concludere e dire, ho perso il filo, per concludere, per venire proprio ai concetti concreti e pratici, che cosa dobbiamo fare quindi? A Genova abbiamo messo in opera un comitato per l'autonomia della persona, con la partecipazione di eminenti professionisti nel campo del diritto e della medicina, docenti universitari, avvocati, nutrizionisti, medici, eccetera, che non ha soltanto approfondito i temi del biotestamento, ma ha operato affinché la volontà sul rifiuto di cure non soltanto venga dichiarata, ma confermata con un deposito presso un'istituzione pubblica, istituendo un registro ad hoc che rilasci quindi una dichiarazione attestante l'avvenuto deposito. L'importanza della registrazione è palese, in quanto oggi più che mai il rischio che il testo approvato dal Senato della legge sul testamento biologico trovi consenso anche alla Camera. Prima è stato appunto detto che con la situazione attuale, dove il Presidente del Consiglio cerca di migliorare i rapporti con la Chiesa dopo quello che gli è successo, quindi c'è un vero rischio che la legge approvata al Senato esca tale quale alla Camera.